ragazzi, avete visto? Ero tutto Wattai! Ecco a voi di nuovo Po, il panda più simpatico del pianeta, fanatico del Kung Fu e amante dei noodles. In questa nuova avventura, piena di humor e sentimenti, Po e i suoi amici dovranno vedersela con un nuovo e terribile nemico, il perfido pavone Shen. Ma anche per lui non sarà facile la vita. Inoltre, il nostro simpatico amico scoprirà anche alcuni segreti sulla sua famiglia, che gli faranno amare ancora di più il suo amorevole padre. Vi ricordiamo che la voce italiana di Po è sempre di Fabio Volo. Arthur Bishop, Jason Statham, è un assassino meticoloso e spietato, il migliore nel suo campo. L'uomo, dopo aver ucciso l'amico e mentore Harry, Donna Sutherland, per ordine del capo Dean, giura a se stesso di occuparsi della formazione di Steve, Ben Foster, figlio del defunto. Il loro rapporto di complicità è però destinato a divenire molto pericoloso. Remake del film Professione Assassino del 1972 del regista Michael Winner. Dal 26 agosto arrivano altri 5 film. Le regole della truffa. Due diverse bande di criminali si trovano per caso ad assaltare, prima dell'orario di chiusura, la stessa agenzia bancaria. I primi sono dei professionisti, gli altri dilettanti. Entrambi però si ritrovano bloccati per un giorno dentro la banca, insieme a loro clienti e cassieri. La convivenza forzata farà emergere nuovi amori e complicità non sospette. Ciao mamma. Ehi, solo un saluto. Che fai? Adam Johnson? Adam? Quindi Adam è scomparso? Sì, solo perché non viene a scuola. Friday Night 3D, Il vampiro della porta accanto, è il remake del film Ammazza vampiri del 1985 del regista Tom Holland. Interpretato da Colin Farrell, Anton Yelchin e Toni Collette, questa commedia dark vede Charlie alle prese con un vicino di casa, Jerry, dall'aria piuttosto sospetta. Ma essendo estremamente affascinante e attraente, nessuno dà ascolto al ragazzo. Peccato perché il simpatico Jerry è un succhiasangue. Il calcio, l'oppio dei popoli. Sì, io lo odio il calcio. Gli ha preso! Perché trovare l'uomo giusto è così dannatamente difficile? Assolutamente sì. Come trovare nel modo giusto l'uomo sbagliato? Vede tre amiche da una vita, le trentenne Penelope, Alice e Sofia, non avere mai avuta molta fortuna con gli uomini. Questo fino a quando un giorno tutte e tre non incontrano Alex, un incallito sciupa femmine, pronto a ribaltare le loro esistenze, soprattutto quella di Sofia. Ma è vera questa cosa che ha detto Alice, che ti vuoi trasferire da me? Quanto lo odio. Cina, 689 d.C. Per la prima volta una donna accede al potere, ma delle morti misteriose minacciano la sua incoronazione. Un dissidente è chiamato a risolvere il caso e a proteggere il regno. Detective D e il mistero della fiamma fantasma è un film per la regia di Suyark. Quando le morti misteriose di una serie di sudditi fedeli rischiano di ritardare l'incoronazione nel 690 AD dell'imperatrice Wu Zetian, unica leader femminile cinese, la donna richiama il Detective D dall'esilio, in cui lo aveva spedito 8 anni prima. È andata bene a scuola? Sean... Che cosa c'è? Un sacco di gente mi prendeva in giro oggi. Ho dei pantaloni che fanno ridere tutti. I pantaloni? Perché? Cos'hanno? Ma cazzo, non lo vedi come sono largo? Ehi! Parli con me. Busto che da quella parte.
This is England è la storia di Sean, 11 anni, che vive in una cittadina dell'Inghilterra del Nord. Cresciuto solo con la madre, senza una figura maschile di riferimento, Sean è colmo di rabbia e di dolore. Il suo passaggio dall'infanzia all'adolescenza avviene nell'estate del 1983 ed è segnato dall'incontro con un gruppo di skinheads che lo accoglie tra le sue fila, trasformandolo in un teppista violento. Pink Subaru. Per Elzo Bear, cuoco in un sushi bar di Tel Aviv, possedere un'auto è un sogno che si realizza con l'acquisto di una Subaru Legacy, grazie al denaro risparmiato con tanti sacrifici in 20 anni. Ma la notte stessa dell'acquisto, la Subaru, nera metallizzata, viene rubata ed Elzo Bear, aiutato da tutti gli abitanti del villaggio, si mette alla sua surreale ricerca. Arrivederci la prossima settimana, naturalmente su Primissima.